Dopo aver fatto le guide di chitarra ieri sera, ci mettiamo in registrazione delle batterie. Ho deciso di provare a tenere tutto in rack e quindi sia Pro Tools che l'inline del banco, che tutto quello che è la parte video, e ho attaccato la telecamera così non si fonde, perché il telefono, se no, dopo 2 ore che va è fuso. Quindi andiamo di là a preparare la batteria. Ciak, così potrò confrontare l'audio del telefono. Ok, abbiamo il banco in rack, quindi abbiamo tutto pronto, abbiamo attivato i canali di batteria, abbiamo rimesso da zero lo studer, abbiamo anche il Pro Tools in rack e il nostro controller è quello che ci dà diciamo l'audio dappertutto, lo dà dalle casse, lo prende, lo porta al Pro Tools, me lo porta al monitoraggio in cuffia, me lo porta dappertutto, quindi tramite lui io posso avere l'audio dappertutto. Adesso andiamo nella stanza della batteria, farsi questo genere di riprese da solo, suonare, microfonare, riuscire anche a dare il senso al pezzo è veramente un casino. Infatti lo faccio poche volte perché altrimenti perdo molto il segno, perdo molto quello che devo fare per bene. Poi può darsi che non riuscirò a farlo lo stesso fatto bene, ma ci voglio provare. Quindi microfonazione molto semplice. Abbiamo un kit di microfoni Sennheiser e due panoramici messi anche strani, però ho trovato l'equilibrio giusto così e ho i ribbon di Thomann. Quindi microfonazione molto semplice, ma sul nastro suona veramente tutta un'altra cosa. Non lo so, veramente bellissimo. Allora, ok, andiamo ad accendere di là perché dobbiamo andare a accendere il nastro. Allora, controlliamo i volumi del banco e dal momento in cui facciamo partire tutto, dobbiamo cercare poi di far passare poco tempo perché ho un intro, non ho bisogno di qualcuno che mi spinga play o rec, ma ho un intro che mi permette di chiudere e andare nella stanza di là. Non posso prendermela comunque troppo troppo comoda. E quindi questo è. Adesso riavvolgiamo, abbiamo già riavvolto, i canali sono già tutti selezionati in rack come devono essere, quindi se spostiamo la telecamera di nuovo, siamo pronti, dovremmo essere pronti. Dal momento in cui mi spingo rack ho poco tempo comunque. Speriamo che sia sufficiente. Chitarra è bassa. Non sei più una ragazzina, ora sei È troppo vecchio basso. anche tu. Sei ingrassata come una vacca anche tu. Si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Non so come farlo. Notte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Anche tu sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Lo senti il sapore della terra fra i denti.
si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Questo è il difficile della roba. Allora, chitarre tutto un po' più alto. Chitarre, voce un po' più alta. Allora avevo il 12 e il 17. Il 17 è la voce, che l'alziamo. E il 12, che è questa. E ripartiamo. Seconda take. Andiamo di seconda, vai, sembra meglio. Andiamo di seconda, vai, sembra meglio. April, non sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. Cazzo, però la fine si avvicina. Mi sono dimenticato che non taglio le cose. Ce la posso fare nel mixaggio, ma non taglio le cose. Quindi di nuovo locate. Via, si ricorre di nuovo. Vai, 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 vai. Non sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una
vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Fare la puttana, ora sei in cesso anche tu. Sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Male, ma neanche bene. Sente ancora sotto tutta la roba. Comunque, ascoltiamo. Ci conviene fare un ascolto perché chiaramente non abbiamo la certezza che poi tutto andrà bene. Allora, dobbiamo smutare tutti i monitor perché adesso sentiamo con questi volumi
Quindi il banco ha due entrate, una è l'entrata principale di quando uso i pre, il microfono e ascolto con i pan e con i pre di quello che sto facendo, l'altra invece è il monitoring, che sono i rientri, praticamente sfruttando gli stessi canali riascolto. Adesso proviamo a spingere play, ascoltiamoci, intanto proviamo a livellare un po' le cose, togliamo del mute. Andiamo a sentire un po'. Non sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. Ma come volumi non andavo male. Arca boia, suona fuori sync. Suona fuori sync perché quando si fa la registrazione si sta in ready, quando invece si va a riascoltare si mette tutto in sync o in safe. Ci sono delle regolette qua, non possiamo fare quello che vogliamo. Eccolo. Senti che bello però. Ok. Fare la puttana. Buono. Chiaramente i pan di ascolto sono questi. Adesso questo è arrivato fuori, bisogna stare molto attenti. Stare molto attenti a questa cosa perché è difficile farla dinamica, è difficile, è difficilissimo. Tanto ascoltiamo come sarebbe qua. Ma praticamente ha sbagliato un colpo di rullo. Sbagliato un colpo di rullo. Porca miseria. Qua va sempre bene, sia che faccia tardatan, sia che faccia tududupà. Peccato perché era figo. Molto bello. Anche qui sono andato abbastanza fuori. Cazzo. Vedete quanto è difficile sulla chitarra acustica, è difficilissimo. È difficilissimo. Bene. Va bene, dai. Tanto dobbiamo farla bene. Rifacciamo. Adesso torniamo indietro, rimettiamo in ready, andiamo e proviamo a rifarla. Se dovesse essere troppo difficile, intanto anche riprendere, tolgo le telecamere, così sono più libero di muovermi, di passare avanti e indietro. Io mi sto praticamente registrando l'audio, mi sto mandando l'audio di là nella scheda e poi ho anche il microfonino io per fare quello che mi serve.
E dai, cambiamo un visuale. Torniamo a mettere in mute i monitor. Quelli della batteria. Poi ovviamente andiamo a rimettere bello alto il microfono della voce. Alto anche quell'altro. Rimettiamo i ready. Cerco di fare in fretta, sennò il video diventa troppo lungo, c'è anche quello poi da guardare. Rimettiamo in ready tutti i canali dello Studer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, basta, sono 11 canali ma sono 10, perfetto. Dovremmo essere a posto, dai. Forza Daniel, dai. La porta... Cazzo, ho lasciato... Ovviamente non devo lasciare le casse in play perché per correre c'ho le porte aperte. Prendo le bacchette. Ora sei vecchia anche tu. Apri, sei ingrassata come una vacca anche tu. Si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Fare la puttana, ora sei in cesso anche tu, sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Quella cosa lì ho sbagliato, madonna mai.
sono troppo concentrato. Riavvolgiamo ancora. Sono troppo concentrato. Torniamo indietro ancora, ragazzi. Sono troppo concentrato. Ho bisogno di stare più così, più tranquillo. E niente, adesso abbiamo fatto. Cominciamo poi a stancarci perché era tutta sera che la provavamo, stavamo facendo delle cose, ma non è mai poi come quando la si fa veramente. Quindi niente, questo è. Allora, c'è anche la telecamera storta, però dai, vabbè, chi cazzo se ne frega della camera. Perché è così. Voi direte, vabbè, per tre volte che suoni la batteria, sì, però poi se esagero diventano 4, diventano 5. Devo fare in modo di riuscire a fare l'ultima take, quella buona, di riuscire a farla a metà tra fatta bene, fatta a tempo, fatta bella, fatta con del senso, fatta con un po' di criterio, con un po' di nervoso dove serve, morbida dove serve. E niente, invece mi sto distraendo per la camera. Adesso mi faccio una passeggiata. Sembra una cazzata, sembrano delle stronzate, perché so cosa vuol dire fare tanti take in studio. Questi non sono tanti take, ma devo calcolare che potrei aver bisogno di farla altre 10 volte. E quindi questa è la cosa che non è scena. Per le mie capacità è più che sufficiente. È anche troppo. Il Pro Tools sta continuando ad andare. I livelli non so se sono buonissimi, raga, dopo li sistemerò, li sistemiamo, ecco, non è un problema. Comunque là è tutto a posto. Riavvolgere, ho riavvolto, esatto. Bisogna anche stare sempre attenti che tutte le impostazioni dal nastro siano corrette, perché un attimo che ci dimentichiamo un canale, di armare un canale, o può capitare delle volte che ci sia qualcosa che non funzioni, si blocchi, a me è già successo. Sono 10 canali di batteria, il decimo non va, intanto lo sto sovraincidendo. Ovviamente la cosa anche importantissima è tenere rinfrescato l'ambiente a una temperatura normale. Adesso ho messo 23 gradi, perché qua dentro, se lasciamo tutto com'è, tra il banco, i preamplificatori, le menate varie che possono esserci, questo perché era in mute? Ok, perché ha ragione lui, va tutto bene, va tutto bene. Niente, vado a riposizionare la camera e poi rispingo REC di nuovo. Qui ovviamente ho due sistemi, qui ho un altro piccolo sistema Pro Tools che mi serve per riprendere tutto l'audio dal banco, e invece quello della, questo, invece quello della, con una Universal Audio, senza accendere il sistema più grosso, invece quello della voce me lo riprendo io qua. Come potete vedere, ho il mio microfonino qua, che dopo andrò a sincronizzare con tutto quello che serve, quindi a fare i livelli, speriamo di non averli fatti troppo alti. Torniamo qua. Vabbè, l'inquadratura non sarà dritta, ragazzi, ma non fa niente queste cose qui. Intanto giro e vado a vedere. Ok, ragazzi, mi sembra che i livelli vadano bene. Devo cercare di non tenerli troppo alti, perché vado. Voliamo, voliamo, voliamo. April, non sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Thank you.
vuoi più fare la puttana. Ora no, sei no, 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 anche tu. Tosta. Sei così larga che non ci stai più. Riavvolgiamo ancora il nastro. Ecco, ho alzato ancora un po', ho alzato ancora un pochino la cuffia. Non siamo ancora messi male, ma dobbiamo stare attenti a non fare cazzate. Un attimo. Non sei più una ragazzina. Ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Tu sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Thank you.
Ho capito ancora delle altre cose, però altro giro. Porca puttana. Qui sarò al quinto, sesto take, non so neanche io. Quarto. Riavvolgiamo ancora. Adesso sì, ci stiamo incominciando a stancare. E quindi niente. Vediamo, speriamo che possa essere quello buono. Vai, 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 vai! Mi sto incominciando a stancare un po'. Che di testa. Comunque vai, proviamo ancora, mettiamo le cuffie. Sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. Avril, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti sapore della terra fra i denti. Stavolta dai, quando io dico che è più facile un pezzo tutto pestato da fare rispetto a un pezzo morbido con delle dinamiche, dico davvero. E poi queste cose però ce le ricorderemo. Sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. Avril, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti sapore della terra fra i denti.
fare la puttana, ora sei in cesso anche tu. Sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La fine si avvicina, fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Altro giro. Altro giro. Vai. Altro giro, altro regalo. Sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Every, non puoi più fare la puttana, ora sei anche tu. Sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti.
l'anima santa. E niente, oh. Poteva succedere, lo sapevo. Dai, via. Sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. Mi si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti. Sapore della terra fra i denti. April, non puoi più fare la puttana. Ora sei in cesso anche tu. Sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Bellissimo era. Cazzo, era stupendo, era. Porca puttana. Va bene, calma, ragioniamo. Allora, ho perso perché ho voluto fare... Va bene, va bene. Sei più una ragazzina, ora
sei vecchia anche tu. Avri, sei ingrassata come una vacca anche tu. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Fine. Dai cazzo, il nastro comincia a scaldare forte, sarà la decima take che facciamo ormai, qui comincia a odorare da uomo. Allora spingiamo play, togliamo tutti i monitor mute, non lo so se la rifarei un'altra volta in quanto credo di aver toccato il limite consentito a me, e quindi questo è.
solito dimentichi il sync, Daniel. Quando succede così, l'avevamo pensata difficile e lo era. Facciamo un po' di livelli adesso però. Okay. April, non sei più una ragazzina, ora sei vecchia anche tu. April, sei ingrassata come una vacca anche tu. Si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. Non male comunque, non male. Non male. Intanto cominciamo a immaginarci gli altri strumenti. Anche tu sei così larga che non ci stai più su quello skateboard. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra fra i denti. La fine si avvicina, lo senti il sapore della terra fra adesso i denti. Ci immaginiamo gli altri strumenti perché è così che bisogna fare. La morte si avvicina, lo senti il sapore della terra. Piace, dai, dai, dai. C'era, c'era, andiamo a levare. Qui rimane il noi. È lui, è lui, è lui, è lui, è lui. È lui. Allora,
si lascia raffreddare la macchina in questo caso, perché sta veramente così esagerando. Allora ragazzi, sono contento. E niente, quando poi c'è qualche colpettino fuori per indecisione, per impreparazione mia, perché se avessi così giocato un pochino di più con la guida, è che me la sono studiata con la batteria e basta. Ovviamente non posso spingere play rec, sempre metterlo in loop rec, ed è questa la cosa difficile, diversa e bellissima, che quando, se adesso io vado a risuonarla domani, la so fare meglio questa batteria, ed è qua che ho rotto quella cosa che normalmente ti fa dire beh dai, tanto poi lo facciamo in digitale. È quella goccina di sudore in più, è quella, ho fatto dei dischi interi per delle band, ho fatto delle cose, dei dischi interi con una take, tanto poi c'è il beat detective, i colpi erano andati più o meno bene, facevo 4 take senza pensarci e sceglievo le rullate più belle. Qua non c'è quella cosa, qua non c'è. Ed è quella la grande figata ancora che mi fa pensare che sia veramente magico tutto quanto. La macchina sta scaldando tantissimo e ho chiesto a chi me le mette a posto, a chi me lo sistema, se fosse una cosa normale il fatto che scaldasse così tanto quando viene usata molto. E lui mi ha detto: i motori del 24 scaldano parecchio e me ne sto accorgendo. Pensate che una delle prime volte d'estate che la usavo l'ho lasciata scaldare. Non ho fatto la stanza fresca, perché molte volte mi mettevo qua in mutande e lavoravo, e quando sono andato a toccare era rovente il ferro, e questa è una cosa che non deve succedere, cioè le macchine vanno tenute a una temperatura di 25-26 gradi qua dentro, e allora lavori bene, altrimenti è come un computer, ogni volta che lo stai cuocendo stai facendo male. La ventola deve funzionare nel computer, deve funzionare tutto anche qua. Quindi sono veramente contento, adesso lo faccio riavvolgere e poi la prossima settimana andrò sui bassi e sulle chitarre. Molto bello, sono contento e ripeto, sono molto contento. Facciamo un altro bel chuck per sincronizzare, se non l'ho fatto all'inizio, perché ho 3 diversi audio da sincare. E niente ragazzi, vi saluto, adesso ce le siamo già riascoltate, alla prossima vado a cominciare a mettere insieme un po' i pezzi, ciao! Rompere.